Abbiamo il piacere di avere ai microfoni di Radio Prima Rete la dirigente scolastica del liceo statale Alessandro Manzoni di Caserta, Adele Vairo. Dottoressa Vairo, quanto è importante educare i più giovani alle differenze di genere? È fondamentale perché le differenze di genere, come tutte le tematiche che poi in ogni caso afferiscono a problematiche di tipo educativo e formativo, devono essere inculcate come strategia e mediazione didattica educativa sin dalla più giovane età. Quindi, se la scuola è ancora la prima agenzia di trasmissione non solo di saperi e conoscenze e competenze, ma anche di valori e di ideali e di stili e regole di comportamento, è fondamentale che anche sulle problematiche di genere, a partire dalla scuola, ci si confronti, soprattutto perché ciò che può apparire eccesso in realtà non lo è, perché non è detto che se problematiche di genere non si palesino nelle nostre aule non esistano. Invece è importante partire dal qui ed ora per muoversi in maniera consapevole a ciò che altro è distante da noi. Quindi ci si augura sempre che nelle proprie aule, tra i propri alunni, non sorgano problemi di discriminazioni sessiste. Se sorgessero, bisogna intervenire. Ove non sorgano, e noi ce lo auguriamo, è indispensabile inculcare nei ragazzi e nelle ragazze il valore etico della necessità di non discriminare mai. Si batte per le donne e con le donne da anni. Oggi è presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Caserta. Qual è la situazione in città e provincia? So che è una domanda particolare. Sì, la situazione è sostanzialmente, secondo me, una situazione di mancata conoscenza approfondita, prima di tutto della normativa che regola il settore e poi di mancata applicazione della normativa relativa alla lotta contro la discriminazione di genere. Questo dal punto di vista tecnico. Mentre invece dal punto di vista della mia sensazione personale è che ancora tanto si debba fare perché le donne imparino ad agire in rete. Perché molte volte, ripeto, questo è un mio punto di vista personale, l'idea di aver rimosso tutti i tabù che opprimevano le donne delle generazioni che sono poi anteriori, per esempio a quella mia, sono sicuramente state rimosse. Cioè, io non credo, nella mia vita io non ho mai trovato grossi ostacoli palesi dal punto di vista della discriminazione di genere, fermo restando che le donne stentano a fare rete. E quando ciò accade è perché lo stereotipo dei comportamenti maschile viene assunto ad imperativo categorico. Quindi non una rimozione reale dell'ostacolo che limita la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale, politica, imprenditoriale e quant'altro, ma semplicemente una riproposizione di vecchi schemi superati. Io invece auspicherei che le donne, rivendicando la propria alterità rispetto al genere maschile, ed io sono sempre convinta che i due generi debbano camminare insieme, mai l'uno contro l'altro, in base ad una possibilità sinergica di collaborazione, utilizzino modalità proprie e quindi prettamente femminili, proprio perché diverse dall'essere maschio, in maniera che possano essere davvero risolutive in problematiche che, viste con l'occhio sensibile delle donne, con l'intelligenza concreta delle donne, possono senz'altro essere di grossa rivalutazione del settore. Benissimo, un'ultima domanda. Sappiamo che in Italia ormai muore una donna ogni due giorni. Ed è un dato impressionante, anche se, come spesso dico, il fenomeno della violenza di genere è un fenomeno che va avanti da, forse da sempre, ma diciamo da oltre 30 anni. Secondo lei, su cosa bisogna agire? Qual è la lacuna più profonda su cui si deve lavorare anche dal punto di vista normativo per migliorare la situazione delle donne? Oggi si parla per esempio tanto di stalking e si critica tanto la normativa vigente perché presenta molte lacune. Secondo lei su cosa si deve puntare? Che passi si possono fare in questa direzione? Prima di tutto la sensibilizzazione, quindi un approfondimento ed una conoscenza della normativa, nel senso che l'idea che l'ignoranza della legge non sia scusabile è un'idea che poi rende come dire, molto facile l'alibi della scappatoia. Allora, prima di tutto, informare. La norma deve essere metabolizzata perché conosciuta e quindi applicata. Condividere, promuovere occasioni di sensibilizzazione costante,
sul territorio essere, come dire, cellule propositive di una nuova mentalità, segnalare tutti i casi di cui si ha conoscenza e verificare nei contesti a rischio con le istituzioni preposte, quindi nella famiglia, i centri d'ascolto, le case famiglia, ma anche le forze dell'ordine, voglio dire, essere come dire, un vero e proprio osservatorio che vigili sul territorio. Dal punto di vista della promozione culturale, credo che, e ritorniamo alla prima domanda che lei mi ha fatto, credo che fondamentale siano i grossi aggregati socioculturali, quindi i luoghi di aggregazione, le scuole, ma anche gli oratori, ma anche le parrocchie, anche tutti i centri di promozione culturale. Mai stancarsi, perché quando smettiamo di scandalizzarci, quando smettiamo di sorprenderci, quando smettiamo di studiare, noi arretriamo nella conoscenza dei fenomeni, tutto diventa pratica e consuetudine, e quindi è probabile che anche al telegiornale si ascolti di un femminicidio senza farci più neanche tanto caso, oppure fermandoci alla commozione del momento ma non andando oltre. Quindi è fondamentale invece che diciamo ci sia uno scatto operativo in più. Questo passa attraverso una rete di istituzioni che collaborino e con una mentalità che deve davvero cambiare, nel senso che sicuramente le donne prima degli uomini, ma anche gli uomini, devono cominciare a comprendere che è necessario che le competenze, i valori, il quotidiano ordinario vengano valutati e valorizzati prima di ogni altro gioco di potere, quindi via le poltrone, via gli incarichi, via i segnali di visibilità, quando a questi non corrispondano valori, merito e contenuti, perché probabilmente il ritorno al merito e alla competenza è quello che oggi può salvare questo degrado socio-culturale delle istituzioni, ma anche del nostro tessuto sociale. Benissimo, grazie infinite alla dirigente scolastica del liceo statale Alessandro Manzoni di Caserta dell'Evairo.